Una Milano che forse non esiste nella realtà di tutti i giorni, una città invisibile dunque, esistenzialista, oscura, rabbiosa, morbida, delicata, pacifica, è l'altra faccia di Milano che Urban Music vuole raccontare, quella anche di una strisciante, caparbia rivoluzione musicale, una città senza tempo che mangia se stessa, che si rigenera anno dopo anno e scandisce l'età di uno sconvolgimento musicale che pare non avere mai fine. Il gusto non ha sapore, quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. C'è un pezzo del tuo repertorio che si chiama Milano, circonvallazione esterna, dedicata a Milano, che fa un ritratto di Milano. Tu hai detto una volta una cosa che mi interessa molto e vorrei capire meglio. Culturalmente Milano non esiste. Milano è una città dove si realizzano cose, non si creano, e questo è un grossissimo limite. Ecco, tu sei allora l'altra Milano, voglio dire, è il lato oscuro, non so. Ma nelle situazioni di tensione, credo che comunque nelle situazioni di difficoltà poi alla fine gli stimoli non mancano, per cui poi bisogna essere molto fortunati a riuscire a concretizzarli o comunque a riuscire a svilupparli. Milano è una città molto spietata, è molto difficile per dei ragazzi avere la possibilità di sviluppare gli spunti non mancano di certo a Milano, anzi, però poi il poterli sviluppare, l'avere tempo, avere la concentrazione, avere la libertà anche, per poter sviluppare le cose è un po' difficile a Milano. Per esempio a Bologna sicuramente c'è più fermento sotto, perché Bologna è abitata da studenti, gli studenti hanno un sacco di tempo per pensare alle loro cose, però poi finisce che non realizzano niente. Milano in questo senso è un posto dove le cose si fanno, anche in modo abbastanza volgare, però si fanno. Non so, ho una specie di amore e odio per Milano. Da una parte sono tornato lì dopo tanti anni proprio perché mi mancavano degli stimoli veri, mi mancava una città vera, con delle tensioni vere, pesanti, degli sfigati veri, dei fortunati veri, cioè comunque rapportarmi con una realtà. Devo dire che io adesso la sto vedendo da un punto di vista privilegiato perché vivo decentemente, riesco a fare le mie cose, ho la mia libertà e quindi riesco anche a godermi gli stimoli di Milano. Mi ricordo che da ragazzo la odiavo proprio perché questi stimoli poi alla fine non riuscivo a concretizzarli, avrei voluto andare altrove. È vero che Milano manca di non tanto di cultura, ma di una cultura propria. Si realizza tutto, però non si crea niente proprio perché non c'è sviluppo, non c'è incentivo, non viene lasciato il tempo alla gente per sviluppare qualcosa a Milano. È estremamente competitiva, o produci o non sei nessuno. Non credo che a Milano ci sia gente che non lavora pacificamente, come a Bologna invece, che sicuramente è negativo da un certo punto di vista. Per chi può stare un po' più tranquillo può anche essere un modo per non sedersi sugli allori, per continuare ad essere stimolato comunque. Sicuramente è un'atmosfera che adesso che ho il controllo della mia vita preferisco, perché mi tiene comunque sveglio. Senti, tra questi aspetti del tuo lavoro c'è sicuramente l'invenzione del Tora Tora, no? Un po' è stato definito il Lollapalooza italiano, questa idea di un festival itinerante. Però sicuramente lì, nella prima edizione, sei riuscito in un qualcosa di unico, cioè far venire più di 50.000 presenze, raccogliendo, riunendo una serie di artisti che in toto non vendevano così tanti dischi. Perché comunque gli Africa e Blue Vertigo non arrivavano a quelle cifre. Ecco, cos'è che secondo te ha determinato il successo di questa iniziativa, e mi sembra poi si stia ripetendo? Ma io credo che con questa iniziativa abbiamo sottolineato comunque la grandezza di una scena dal punto di vista proprio della proposta, della qualità, ma soprattutto della presenza live, nel senso del pubblico vero, quello che paga dei biglietti, esce di casa, fa dei chilometri per andare a vedere i gruppi, che assolutamente non è paragonabile al mercato dei dischi, dei CD, che assolutamente credo è superiore e non è in crisi così come il mercato dei CD.
volevamo rivendicare un po' questo fenomeno che è sempre stato un po' snobbato. Questo è stato il motivo principale per il quale abbiamo fatto questa cosa, poi per vedere anche crescere i gruppi che stanno appena dietro di noi, no? Che hanno cominciato a suonare o anche che sono in giro da meno anni rispetto a noi e che stanno crescendo. Sai, io penso che comunque la sinergia sia sempre stato un punto di forza nelle cose. Ogni scena, anche a livello mondiale, è sempre stata rappresentata da un certo regionalismo. La scena di Manchester, quella di Seattle, rock americano, rock inglese, adesso ci sono gli scandinavi. Quindi far succedere le cose, secondo me, è anche un modo per diffondere un po' un certo tipo di cultura. In Italia non siamo abituati a farlo. Speriamo che così un po' presuntuosamente anche questo possa servire da stimolo, da pungolo. Sicuramente i grossi produttori hanno insegnato tanto a tutti, però io quello che cerco nelle produzioni è imparare qualcosa da altri artisti che hanno un metodo creativo diverso dal mio, per cui essenzialmente cerco gente che ha qualcosa da dire, per cui un'urgenza creativa vera, che non è necessariamente originalità, ma che è forte personalità, no? Per cui artisti come Cristina Donà, che magari non vendono milioni di copie ma che sono unici, diciamo. Questi artisti a me insegnano tantissimo e questo è quello che cerco, è un rapporto veramente di scambio, anche se poi le cose bisogna organizzarle anche professionalmente, però io cresco anche così e quindi appunto collaborare per me è fondamentale. E finirla di sentire che mi sto prostituendo, perché faccio ciò che voglio e mi fa sentire meglio. Dentro niente, dentro niente, dentro niente, dentro niente, dentro niente, dentro niente, niente. Crocevia in realtà parla di strade, no? Parla, come dire, è un percorso, parla di Milano. Cioè io vorrei capire un po', insomma, voi Milano l'avete attraversata, l'avete vissuta, l'avete respirata. In realtà era l'idea comunque, innanzitutto Crocevia perché ci piaceva l'idea di un luogo, di un ipotetico luogo magico di ipotetici incontri, di strade che arrivano da direzioni diverse e si incrociano appunto in un crocevia e danno luogo ad altre strade, che sono un po' le canzoni da crocevia che arrivano da epoche soprattutto diverse, da estate di Bruno Martino della fine degli anni 50 fino a Tutto fa un po' male. E ci piaceva l'idea comunque di raccontare Milano, che spesso è vista come una città come una città paranoica, come una città grigia, come una città. Ci piaceva l'idea di riscoprire un po' alcuni luoghi, soprattutto alcune alcuni aneddoti anche. Ad esempio? Ma a un certo punto nel libro si parla, c'è questa questa leggenda urbana che dice che le canne dell'organo del Duomo di Milano in una determinata ora della giornata praticamente iniziano con un lieve vento a suonare da sole, piuttosto che, insomma, un po' di queste cose, per cui ci piaceva mischiare le nostre esperienze della Milano che abbiamo vissuto con alcune di queste cose, insomma, mettendoci dentro anche la Milano alternativa degli anni 80, dove è nato un po' tutta una scena. Io sono cresciuto musicalmente con il punk, con il post-punk, con la new wave. E se alla fine degli anni 70 questa filosofia ti affascinava, se i punk inglesi facevano veramente tabula rasa degli Stones,
dei Led Zeppelin e di tutti i mostri sacri della musica rock degli anni 70. Anche noi in Italia si faceva poi tabula rasa dei vari Guccini, dei vari De Gregori, dei vari musicisti italiani. Per cui in realtà siamo cresciuti con poca cultura di questo tipo. E il mio percorso personale mi ha portato appunto dai Pistols ad arrivare a Tom Waits, a Nick Cave, a Leonard Cohen, gente che scrive, che ha sviluppato la scrittura. Per cui io all'inizio degli anni 90, quando ancora, proprio fine anni 80, quando ancora cantavo in inglese, quando ho sentito per la prima volta Angela, ho avuto veramente un'illuminazione. Cioè, ho detto, cazzo, ma allora si può fare. Cioè, un testo come Angela in realtà non era per nulla distante da un qualsiasi testo di Nick Cave o di Leonard Cohen. Un testo come Il vino di Ciampi non era assolutamente distante rispetto a alcune tematiche di molti testi di Tom Waits. Per cui ho detto, cazzo, ma allora si può fare, c'è. Ed è iniziata la mia ricerca verso a ritroso, verso cercare di salvare le cose belle che erano state fatte, che poi tutto questo percorso arriva dopo 5-6 anni a Crocevia, che in realtà l'ho sempre visto come un viaggio nella musica italiana, appunto. Stuprare il cuore alle città, renderle solo vanità, mi fa confondere, ma per fortuna ci sei tu, ed è per questo che son qui, e allora ha un senso anche là, accarezzarti non è strano. Tu hai esordito a 7 anni, a 9 anni, ecco, ho sbagliato di 2, hai esordito a 9 anni con un disco cantato in inglese in cui cantavi delle carole natalizie, delle canzoni, cioè, ecco. La cosa esatta, a 9 anni ho fatto un disco in italiano che si chiama, mia madre è una cantante lirica, mio padre è un tecnico del suono, quindi sono cresciuto in mezzo a questo mondo. E a 9 anni ho fatto questo disco si chiamava Palloncino Rosso Fuoco. Eravamo io, una bambina un po' più, aveva 11-12 anni e se la tirava molto, e una clavicembalista, l'abbiamo registrato nell'Istituto dei Ciechi di Milano, dove c'era un'ottima sala d'incisione perché pensavano che i ciechi, insomma, fossero portati per il suono. E poi a 11 anni ho inciso 2 LP invece di uno di canzoni tradizionali americane che era per un corso d'inglese e quindi cantavo, non so, Red River Valley, Dinah Blow Your Horn o Susanna, tutto questo tipo di cose, e un altro di carole natalizie che era per la comunità americana a Milano, e ce li abbiamo ancora questi dischi, sono delle rarità. Quello di Carole Natalizie lo amo molto perché canto insieme a mia madre. La voce di mia madre è stata il faro che ha illuminato la mia infanzia a livello musicale. Nel 73 ho firmato il mio primo contratto discografico con la numero 1, che era la casa discografica di Battisti, affiliata alla RCA, da cui non è uscito molto. Con l'anticipo mi sono comprato la prima automobile che sono riuscito a comprarmi, era una 128 familiare verde pisello, con la quale ho fatto viaggi mitici a Amsterdam, tutti i pop festival dell'epoca, ed è uscito un singolo che si chiamava Hard Rock Honey e Spacey Stacy, senza esito, 1500 copie vendute. Però lì ho conosciuto Demetrio Stratos, che era uscito dai Ribelli, aveva fatto anche lui un disco nel 73, solista. Mi ricordo che aveva un bambino in braccio, assomigliava molto alla copertina che poi fece Zucchero anni dopo, col bambino in braccio.
Demetrio, che era questo umone, no? con questo bambino appena nato, era molto carino. E Demetrio l'anno dopo andò alla Cramps e fondò gli Area. E Gianni Sassi, quando Gianni Sassi gli chiese un consiglio sul secondo artista da prendere, mi chiamarono e io andai lì con tutto, con Calloni, con Bullen, con Camerini, con tutto il mio bagaglio di compagni di viaggio, di lavoro, no? Di sogni e di deliri. E poi quasi tutti loro fecero anche poi i loro dischi. E poi con gli Area c'è stato un rapporto fino ad arrivare a Diesel, dove un po' le due linee si fusero, anche perché in quel momento Battisti si vendicò rubandomi Calloni e Bullen per fare la batteria, il contrabbasso, eccetera. Ancora Tu aveva la ritmica di Musica Ribelle. Battisti era, Lucio era molto curioso, era molto... quando ero la numero uno mi aveva fatto chiamare un paio di volte, perché io allora... non so, per esempio avevo i primi dischi di Marley che nessuno in Italia conosceva, avevo i Weather Report e lui era molto curioso, poi gli interessava appunto la batteria, voleva sentire tutte le novità, era un grande musicista, istintivo, ma evidentemente si è accorto che lì c'era qualche cosa, perché subito... La musica ce n'è di più in altre città, si suona poco a Milano, almeno io suono poco, ma anche... non a caso il disco è nato a Roma, questo disco è stato fatto qua vicino in un inverno romano dolcissimo con giovani musicisti romani e milanesi, i soli sono napoletani, Vittorio è milanese e napoletano allo stesso tempo. Diciamo che Roma è una città più dolce, Torino è una città più viva. Io trovo molto strano che suono 4-5 volte l'anno a Torino o molto vicino a Torino, in tutte le forme, da solo, in trio acustico, in eventi. E a Milano pochissimo. Sembra che tutto deve essere più... Oh, sai, l'ultima cosa va adesso? Il lounge, allora. Tutti i locali sono lounge. La trovo molto superficiale, una città che non sento vicina, di cui non condivido gli obiettivi, i valori. E poi è una città che ama poco i suoi musicisti, cioè rispetto a tutte le altre. Forse la debolezza di che poi ha influito, credo, anche molto sulla carriera di personaggi come me, come Vecchioni, come Ruggeri, se vuoi, siamo... i musicisti milanesi, ma anche i Blue Vertigo, per dire, è proprio data dal non supporto ambientale che altri invece, non so, i cantautori romani ce l'hanno da Roma, i napoletani non ne parliamo. Specchio di pioggia e asfalto, ci naviga dentro il cielo, grigio, bianco, acqua e cielo. Ma tu sei una goccia che non cade. Senti, vorrei chiederti qualcosa riguardo alle tue origini, che non sono poi così note. Tu, se non sbaglio, hai frequentato l'Accademia di Brera, ecco, e poi però hai anche suonato musica folk, ho letto da qualche parte, ecco, poi a un certo punto hai, come dire, però dirazzato. Ecco, mi racconti un po' dei tuoi inizi musicali? I miei inizi musicali risalgono a quella che è l'attività, diciamo, più comune dei musicisti, credo, che è quella di iniziare con delle cover. Effettivamente sì, facevo folk perché suonavo una chitarra folk e cantavo delle canzoni che risultavano folk. Io amo il folk, anche non sono stata spesso paragonata a PJ Harvey, che amo, però non mi sento così estremamente ruvida
lo sono in certi casi, in certi frangenti, ma non in tutto quello che faccio. Mi piace anche avvicinarmi, se vuoi, al folk, magari anche al pop. Non vorrei diventare una miscellania senza identità, però ci sono tanti generi che mi piacciono, tra cui anche quello. Le mie origini nascono con cantanti come Sinead O'Connor piuttosto che Michelle Shocked, che voglio dire è sicuramente molto folk, e le cose forse più estreme sono arrivate dopo. Poi sono estreme per me, cioè un Rain Dogs di Tom Waits per me era un disco estremo. Se lo dici a uno che ascolta adesso, non so, i Nine Inch Nails, ti ride in faccia, però mi piacciono anche loro. Allora, io ho cominciato a scrivere i miei brani in montagna, cioè quando mi sono trasferita in montagna, perché io sono nata a Ro, R-H-O, che non è un gruppo sanguigno ma è una città vicino a Milano. Ho vissuto lì fino ai 25 anni, poi mi sono spostata. Casualmente io non l'avrei mai detto, perché in genere si pensa alla città, porta degli stimoli, così. E in realtà, spostandomi da tutto questo caos che era Milano e che è tuttora Milano, mi sono ritrovata a scrivere, anche perché, vabbè, in quel periodo suonavo un pochino di più, ho cominciato a suonare nei locali in Val Seriana della serie Nessuno è profeta in patria, così proponendomi in giro anche con un ragazzo che più o meno conosceva il mio repertorio cover. Abbiamo cominciato a suonare e da lì, suonando cover, mi sono stufata di suonare cover, ho cominciato a sentire l'esigenza di fare cose mie. Però se non avessi cominciato a suonare nei locali, probabilmente non, pur amando il canto, la musica, la follia. Per cui ho cominciato a scrivere lì e devo dire, vabbè, soprattutto nel secondo album, In Nido, ci sono tantissime metafore naturali. Io, vabbè, ho avuto la possibilità di fare moltissime passeggiate, io esco di casa, vado nei boschi, cioè lì Goccia è una canzone d'amore, però è legatissima, vabbè, all'acqua, che non è proprio un elemento montano, ma vicino a casa nostra c'è un lago bellissimo, per cui chi lo sa, adesso io non ho calcolato questa cosa. Ho avuto la possibilità di fare un volo in deltaplano, che uno può fare tranquillamente anche abitando in città, conoscendo qualcuno che lo porta in montagna. Però sono state tutte occasioni che hanno creato la mia direzione musicale, sia nel testo che nella musica. Io, vabbè, vivo di contrasti come tanta gente a questo mondo, e sono spesso in balia di questi due elementi, cioè ho bisogno di aria, ho bisogno di uscire, ho bisogno di vedere e ho paura, vado un attimo a chiudermi in camera e mi devo difendere. Il nido sui rami d'inverno come immagine era proprio quella cosa lì, cioè qualcosa che è indifeso, ma nello stesso tempo ha il coraggio di esporsi, anche se non l'ha proprio scelto lui, perché le foglie sono cadute e lui è rimasto lì. Però mi è sempre piaciuto tantissimo l'immagine nella bassa padana di questi alberi spogli con questi punti aggrovigliati tra gli alberi più forti dei rami, no? Un po' più evidenti, più che più forti. E pensando al perché mi piacevano queste cose, ho scoperto questa metafora legata anche al mio modo di essere, cioè che questa fragilità, ma anche a questa forza, che un po' forse è fa parte dell'immagine femminile. Piccole navi col motore spento aspettano un segno dal faro. Così lontano. Bergamo, vivete ancora a Bergamo? Ecco, vorrei sapere che tipo di città è, come si vive, com'è il vostro rapporto con il territorio nel quale siete nati e continuate a stare? Ma
è una città tranquillissima, non succede mai niente di veramente speciale. Cosa dirti? Che è talmente tranquilla che l'unica cosa che c'è da fare è appunto rifugiarsi in una sala prove. Infatti ci sono moltissimi gruppi a Bergamo, tanti che fanno poco veramente. Volevo dire cagare, però era quello il punto. Però c'è qualcuno anche che si impegna parecchio, anche magari con scarsi risultati, però si impegnano perché non c'è veramente niente da fare. Quindi, come noi ci siamo riusciti, ci può riuscire qualcun altro. Bergamo funziona così. C'è un solo locale a Bergamo e si ritrovano tutti lì, tutti. A noi aiuta, nel senso che Verdena, una città vera e propria, non funzionerebbero nello stesso modo. Perché comunque a Bergamo abbiamo la nostra vita, i nostri punti di riferimento molto tranquilli e quindi siamo stabili in questa tranquillità. In un'altra città più frenetica probabilmente non riusciremmo a fare le stesse cose. Sala prove nel pollaio sotto casa, dietro casa, che poi è diventata una sala prove dove voi assiduamente lavorate. Esatto, è diventato anche uno studio adesso. Probabilmente il prossimo disco lo registreremo lì perché abbiamo bisogno di star lì, in mezzo ai monti. Niente, ci suoniamo da 10 anni in questo posto. E non ci staccheremo mai, neanche se ci offrono una sala prove, non lo so, nel Vaticano. A parte il Vaticano è una sala prove un po' strana. Hai qualcosa da aggiungere sulla nostra fantastica sala prove? Trio? No. Esiste una via italiana al rock, secondo te? In realtà, se devo dire la verità, noi come gruppo italiano siamo un po' fuori da quello che è la musica italiana, nel senso che siamo cresciuti comunque con modelli quasi esclusivamente stranieri. Anzi, la musica italiana, la verità, la stiamo conoscendo negli ultimi anni, quindi non ci ha mai influenzato. Quindi per noi è un po' difficile parlare di musica italiana, di una scena o di una via italiana. C'è sicuramente qualcosa, ci sono un sacco di gruppi o di artisti che sono accomunati, ma secondo me non da un genere musicale quanto comunque dalle esperienze che si fanno. Cioè anche noi, gli stessi After Hours, per quanto facciamo un genere che dovrebbe essere uguale, cioè rock, io ritengo che in realtà siamo molto diversi come musica proprio. Però comunque ci sentiamo vicini perché viviamo le stesse esperienze e questo con molti altri gruppi italiani. Entriamo per un momento nel laboratorio Verdena. Come componete? Vorrei capire come nascono i vostri pezzi. Ho letto che, diciamo, che c'è una certa riluttanza nello scrivere testi, che nell'ultimo disco i testi sono arrivati in extremis, alla fine, che a un certo punto Manuel, non so se è un aneddoto, una battuta, ti ha addirittura dovuto chiudere in una stanza per costringerti a finire i testi. In effetti sono dei testi molto, molto essenziali. Devo dire una cosa, però, a specificare questa cosa di Manuel, che Manuel si chiude da solo in stanza quando è in studio, perché li scrive anche lui 10 minuti prima di entrare, quindi è più o meno un problema che abbiamo tutte e due, magari non soltanto noi due, siamo pigri, pigrissimi. Ma per quanto riguarda invece la stesura dei pezzi, noi scriviamo i pezzi in sala prove insieme, praticamente improvvisiamo, noi improvvisiamo sempre. Possiamo andare avanti anche per un'ora su un giro di basso, o su un giro di chitarra, o su un giro di tastiera, non lo so. Oppure arrivo io con il mio pezzo, che di solito non funziona mai e quindi diventa inevitabilmente un pezzo in acustico dove lo suono da solo, io. E ne ho migliaia di questi. Yeah.
in Francesco Renga tu tiri fuori un'anima anche dolorosa, sofferente, ci sono delle tematiche che non sono, come dire, che sono abbastanza nuove per te. È peraltro un disco prodotto con Barbacci, quindi c'è una storia dietro, Nannini, Litfiba, Negrita, sempre questa necessità di comunque stare legati a un certo rock italiano. Un certo rock italiano che mi aveva coperto le spalle fino a quel momento e del quale credevo di non poter fare a meno per tutta una serie di cose che puoi ben immaginare. Quindi io in quel momento lì ero da solo, di colpo, ho sentito il terreno sotto i piedi che franava, ho avuto paura di non farcela, quindi mi sono rifugiato in quelle che erano il mio modus operandi, quindi ho detto come si fa, che faccio? Io ero abituato a trovarmi in cantina con delle idee poche, confuse, suonare e poi cercare di mettere insieme un disco. E questo è stato l'approccio anche al primo lavoro di Francesco Renga. E probabilmente, senza rinnegare nulla, quello è anche un po' il limite di quel disco, perché è il disco di del cantante di una band che non ha più una band, quindi il fatto di essermi circondato di amici che poi erano esuli anche loro da band che non c'erano più, anche dal vivo, quindi ti parlo di Briegel, del Ritmo Tribale, c'era Lore dei Rez, erano tutte coperte di Linus per cercare di comunque tenere viva questa fiamma che c'era e la paura di non farcela poi, quindi anche Barbacci come figura di riferimento è stata fondamentale perché a lui delegavo tutta una serie di problematiche che io avevo paura di non riuscire a risolvere, quindi il suono del disco, perché non avevo più le certezze, le sicurezze che prima avevo, perché comunque la band, i Timoria erano, oltre ad essere un marchio preciso, avevano un impatto sonoro che era quello, era riconoscibile, quindi quando si entrava in cantina si sapeva già dove si andava a parare, quindi non c'era bisogno di fare discorsi di produzione o di arrangiamento, era tutto abbastanza automatico. E di colpo invece non avere più tutta questa serie di cose mi spaventò tantissimo e quindi cercai di recuperare in questo modo. Quindi quel disco è stato pensato assolutamente in questo modo, quindi è figlio di quella dolorosa separazione, quindi questo rimane il limite di quel lavoro, che comunque all'interno secondo me contiene delle chicche che amo, per esempio oggi ne farò tre o quattro di quel disco. Nel 1990 con i Timoria voi segnate un disco, scrivete, fate un disco che segna una svolta direi radicale nella storia del rock italiano, Colori che esplodono, all'interno c'era anche una sorta di girato di Wim Wenders, sì. Milano non è l'America. Sai tutto tu. Ecco, mi sono preparato. Mi è venuta la pelle d'oca, sì, quello lì è stato l'inizio di questo percorso con i Timoria, è stato il primo disco. Fai conto che non era come adesso, nel senso noi siamo arrivati al primo disco dopo 4 anni di concerti, di demo, di sbattimenti in giro per l'Europa. Adesso è tutto, purtroppo aggiungo, molto più semplice, cioè se un ragazzino fa una canzoncina carina è immediatamente sbattuto su un palco, immediatamente ha un CD pronto e ha un video con tutto quello che ne consegue, quindi mercato ingolfato di cose inutili. All'epoca era molto più difficile, il percorso era diverso, era ostico, e noi eravamo i più piccoli di questo movimento che era poi il rock italiano. All'epoca c'erano già, ed erano già abbastanza affermati, soprattutto nell'underground, gruppi come Litfiba, De Novo, c'erano già gli Avion Travel, tutto il movimento legato poi a quella che è stata quel tempio della musica, del rock italiano che era Lira, quindi un'istituzione importantissima, no, per questo movimento underground, che poi piano piano, e devo dire con una piccola punta di orgoglio, soprattutto grazie a noi, Timoria, che già da piccoli avevamo deciso per primi, quasi suscitando uno scandalo, di firmare per una grande etichetta, per una major. Quindi noi siamo stati i primi che abbiamo avuto un contratto con una, all'epoca Polydor, quindi anche qui un'etichetta importantissima, quindi era tutto molto diverso, ma c'era un approccio diverso proprio alla musica, anche alla fruizione della musica era molto diversa, c'erano molti concerti, si suonava sempre, ovunque, per niente, per poche lire, noi senza avere nessun disco in promozione da nessuna parte andavamo a suonare in tutta Italia e anche all'estero, abbiamo suonato in Francia, abbiamo fatto la festa della musica, abbiamo potuto conoscere e fare questo video di cui hai parlato tu con Wim Wenders, che è stato
all'epoca non era il Wim Wenders di adesso, era anche lui abbastanza underground, no? Anche se insomma era già il regista che tutti conosciamo.